Oggi per me si è conclusa una vicenda che mi ha fatto innegabilmente soffrire, ha fatto soffrire me, la mia famiglia, i miei figli e le persone a me care. La scelta che ho fatto e condivisa con i miei legali è dettata dalla necessità, dall'esigenza di porre fine ad una situazione che per me era divenuta ormai psicologicamente insostenibile. La prospettiva era quella di difendermi ad oltranza e che mi avrebbe portato a oltre 10 anni di battaglie legali. Oggi rinuncio alla possibilità di dimostrare la mia completa innocenza riguardo a quanto mi è stato imputato, con la consapevolezza e la certezza di aver agito sempre nell'interesse del comune, tant'è che da tutti gli incartamenti prodotti dagli inquirenti non è mai emerso alcun passaggio di denaro nelle tasche mie e di qualsiasi altro indagato. Quindi oggi chiudo qui con serenità e la mia vita continua con la medesima tranquillità e serenità che ebbi a partire dal 29 luglio del 2020, giornata in cui venni arrestato. Quindi con oggi ci metto sopra una pietra sola. Questa scelta è stata considerata a seguito dell'archiviazione di alcune ipotesi di reato e con l'obiettivo di anteporre il ruolo del libero professionista Roberto Trentin rispetto a quello del passato di ex amministratore, senza tuttavia omettere di ricordare doverosamente ciò che di positivo lui ha realizzato per la sua comunità. Se vi sono stati errori, potrebbe anche essere, ma sempre per agire per la sua comunità e non a fini personali, con l'unico obiettivo di ottimizzare i costi, i tempi, certamente senza lucrare. Un processo avrebbe consentito di accertare e di far luce sulla correttezza e la buona fede del suo operato, ma l'iter processuale già travagliato dai primi passi lo ha indotto ad una scelta di un rito alternativo che ponesse termine a un potenziale lungo procedimento che ha già mortificato la sua reputazione e la sua dignità. È una rinuncia non a costo zero, ma a caro prezzo, però compensata dalla possibilità di ottenere da oggi la serenità che egli attendeva dall'inizio.